Ragazzi, vi rendete conto? Ho giocato quasi 50 ore solo su questo salvataggio. Lo potete, per chi non lo sa, lo potete vedere da qua. Tempo di gioco. Quasi 50 ore, ragazzi. Spese, diciamo, per fare... La media è quasi un'ora per episodio. Solo per farvi capire quanto lavoro c'è dietro a un episodio, magari anche solo da 20 minuti. Perché comunque c'è tante parti sono anche fatte off camera. Ciao a tutti ragazzi, sono Agromoderni e siamo qua in un nuovissimo episodio di Pro Farming stagione 3. Bene, questo è l'ultimo episodio sulla Belgique. Sarà appunto, ne abbiamo passati tante di grani insieme, tra il merlo che faceva quella specie di lap dance là sopra, casini di qua e di là, mezzi che vanno in acqua, i vostri commenti, gli aiuti e tutto. E siamo ancora qua ragazzi. E diciamo che la serie è una serie che è andata molto in là e sono contentissimo di questo. Veramente grazie a tutti, mi rendete tanto felice. Ok, allora di là, vabbè, non fate caso a quella trincea perché io l'ho svuotata, ho salvato, ho riaperto ed è di nuovo piena. Vabbè, comunque ho venduto tutto ciò che c'era da vendere. Adesso andremo a vedere cosa ci rimane, la roba che non vendo, e l'ho resettata tutta qua, così ce l'abbiamo tutta qua. Adesso c'è ancora da fare una cosa che farò off camera, cioè vendere tutti i beef che abbiamo ancora e raccogliere le ultime uova, perché qua continuano a figliare come delle produci uova, che è quello che sono. Ok, allora, come potete vedere, abbiamo quasi 1,5 milioni di euro. Abbiamo superato anche l'achievement di arrivare al milione. E niente, qua, vabbè, andiamo subito a vedere un attimo cosa ho ancora tenuto. Andiamo su in tuo possesso. Allora, vabbè, la seminatrice da mais, perché tanto sarà anche quella che utilizzeremo sopra, perché Vertex Design sta ancora lavorando alla sua mono sem e non la... ed è ancora whip, quindi ci portiamo questa su. Poi abbiamo il rimorchio multiuso back shuttle, perché sì, ci serve anche su quando dobbiamo fare erba. Il coon sì, perché lassù inizieremo fin da subito a fare un po' di... come si dice, di... oddio. Fin da subito inizieremo a fare vac, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto i soldi li avremo. Questo, vabbè, ovviamente il Pottinger Euro Hit. Il coon. Il contrappeso, questo qua non so neanche se sì, lo tengo per sicurezza, però non so neanche se portarlo. Vabbè, le due Albut. Poi abbiamo il Same Dorado, la Class Jaguar con la sua testata, la Orbis, la Dominoni, due pesi Easymass e il supplemento, un Fast Coupler, dovrebbe dirsi Coupler. Poi la testata della Geringhoff, il Roland che andremo a vendere fra poco, però io prima devo svuotare ancora gli ultimi capannoni, cioè gli ultimi, devo andare a vendere l'ultimo bestiame, la Karcher anche, poi il merlo, le forche della Robert, le due falce condizionatrici, il rimorchio della Randazzo, il Randazzo Tandem, l'Iron 190, la Jeep Wrangler e il coso lungo e duro, no vabbè, è il nastro trasportatore. Allora, io adesso mi sbrigo con le ultime cose. Wrangler mia, dove sei? Porco zio. Ok, dov'è adesso il coso? Riuscirò a prenderlo? Sì. Allora, ragazzi, noi ci rivediamo fra, per voi qualche millisecondo, per me niente. Ci rivediamo appena ho venduto tutto. Ah, gli ultimi tre beef. Corri, corri, motherfucker. Vai, vendiamo. Cazzo di Rolando. Darmi le parolacce no, anche perché di là stanno urlando in camera mia, in casa mia, ma è normale, no? C'è mai il cane tutto il giorno, io inizio a registrare, uno che passa di qua, uno che va di là, uno che urla,
uno che... Ci manca solo che mio padre tra poco si metta a dire pesce, pesce fresco, basta, basta, basta. Andiamo a vendere le uova. Le uova, uova. Andiamo a vendere. Voilà. Noi ci rivediamo fra poco. Ok ragazzi, è passato un po' dall'ultima clip che ho registrato. Sono passate quasi 24 ore. Perché diciamo che appunto dovevo andare a scuola, non volevo andare a dormire tardi, quindi niente di che ragazzi. Sto registrando queste ultime clip di sabato, domani vedrete il video, cioè domenica. E niente ragazzi, voglio ringraziarvi perché oggi abbiamo raggiunto i 1000 iscritti e sono veramente contentissimo. È una cifra inimmaginabile che diciamo che coroniamo con ProFarming, che tra l'altro questo video è anche il mio 200esimo video, il video numero 200, quindi cioè un successo dopo l'altro. E niente, voglio ringraziarvi tutti, veramente non ho parole. Come ho scritto anche sulla pagina Facebook, ho detto Facebook come i nonnetti, Facebook, no vabbè, come ho detto anche sulla pagina Facebook, adesso diciamo per tutta la prima metà di febbraio, forse anche un poco più in là, finirò tutte le mie serie, nel senso che finirò Agro Automatization, finirò tutto quello che ho già iniziato, e poi da fine febbraio inizio marzo si ripartirà con tutto, con tutte le nuove serie che vi avevo promesso, con nuova attrezzatura, con un nuovo Agro Moderni, con nuova intro, nuova outro, nuova grafica, nuovo tutto. Perché diciamo che non l'ho mai detto, però questo autunno, diciamo la stagione autunnale da settembre, ottobre fino ad adesso è stata, anche se adesso ragazzi è già inverno, lo sappiamo, comunque è stata più che altro una mia prova. Ho provato a tenere il ritmo dei, volevo provare a tenere il ritmo del video giornaliero, volevo provare alcune cose, provare ProFarming su diciamo con tanti format, quello con più tagli, quello con meno tagli, quello dove parlo di cose, quello dove non fa, vado no sense, eccetera eccetera eccetera. Ok, so let's do this, let's call the autotrasportatori azienda, non so come dire, vabbè comunque niente ragazzi, io aspetto, in teoria l'appuntamento è per le 6, quindi aspetto le 6 e vediamo se arriva l'azienda per i trasporti. Ah, sto cosa è un mostro di velocità, porco di altro che Jeep Wrangler o Bolt. Sto, compratevi un JCB. E a far sta manovra mosso cazzi. Allora vediamo un po'. No, neanche troppo. Qui forse abbiamo qualche difficoltà. Potremmo avercela? No. Neanche. Questo. Ah! Ok ragazzi, sono le 6 in punto. E niente, allora si parte con il carico. Allora, come è composta la flotta di questa ditta di autotrasporti? Beh, abbiamo un JCB Fast Track che va, porco Dio, si va veloce, che molto probabilmente comprerò per la nuova serie, perché veramente top, io boh, una velocità assurda. Poi abbiamo un DAF XF con un rimorchio con il Magnitude, ecco, della di Vertex Design. E poi abbiamo il Liveco Turbostar, anch'esso con il Magnitude. Allora, partiamo subito. Allora, trovate il link in descrizione, quindi evitate di scrivere commenti tipo Agro, mi dai il link? Okay. Allora, vediamo se mi ricordo come si faceva. Prima di tutto ci portiamo qui. Iniziamo con il Turbo Star, va? Allora, andiamo qua. J, portiamo tutto su. Ok, con J abbiamo portato su. Now, let's... allora, qua dobbiamo le... cosa, mettiamolo sul lato. Ok, ora com'era già, current take, no, unlock cargo, no, era Z, no, do the hand hook process, ah già, prima X,
quindi lo sganciamo. E poi con Z, ah, lo sganciamo. Ah sì, poi a terra. Poi con Z, 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 Z. Ah, com'era già, ragazzi. Allora. X, lock ride. B, prepare to detach. Poi si abbassa e si preme Z. Change unlock mode. Ah, ok. Z. Change unlock mode. Z. Ah. Z. Ah. Z. 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 Porco. Ok ragazzi, ce l'ho fatta. Allora bastava schiacciare, ve lo faccio vedere poi sul nuovo, sull'altro camion. Comunque bastava schiacciare X, poi di nuovo X e poi niente. Lol. Allora andiamo di qua, lo portiamo un po' avanti, scodinzolo come un cagnolino. Bravo. Allora, sia il remorque che questo turbo saranno ancora beta. Io comunque il link ve lo lascio in descrizione. Facciamo anche con questo, tanto già che ci siamo. Allora, prima lo tiriamo tutto su, poi schiacciamo X e lo sganciamo, poi di nuovo X, poi Z. Ok, fatto, a posto. E poi ci spostiamo un po' avanti, ci leviamo dalle balle e rimarrà forever and ever così, con il pezzetto così. In questo modo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sganciare la parte davanti. Non mi ricordo neanche. Ok, apriamolo anche. Allora, abbiamo fatto sganciare la parte qua davanti in modo che possono salire i mezzi. Allora, ora prendiamo il JCB e andiamo ad attaccare il randazzo, perché il JCB sarà l'incaricato di trainare il randazzo. Spero ci stia tutto, al massimo si fa un telefono di nuovo all'azienda e gli si fa prendere gli si fa arrivare un nuovo camion, perché tanto hanno detto che non è un problema, perché oggi si occupano solo del nostro trasporto, oggi, la settimana. Niente, allora tiriamo su le pedane qua, al randazzo. Andiamo di qua. Giù le pedane. Andiamo solo un attimo che mi faccio lo scherzo dell'altra volta. Ehi, hanno quella, ok. Sì, ce li hai con l'ISG. Ok. Allora, partiamo subito, io direi, con la trincia, con la class Jaguar. Nel senso che iniziamo a caricare tutte le varie testate. Ok, allora, tanto la class Jaguar attacca, la Jaguar attacca tutte le testate, quindi per quello ho venduto anche già la New Holland, non ci serve più. Ok. Adesso a ripensarci un pochino, mi vengono un po' i dubbi, contando che niente, perché tanto io al Wrangler ci attacco poi ancora un carrellino, quindi a posto. Ok, allora vi faccio vedere solo queste piccole fasi, poi carico tutto e ci vediamo poi alla fine. Allora, piano. Agro sei un po' storto, lo sai, te l'ha mai detto. Ok, push the limit. You can Agro, you can. Ok, voilà. Ora bisogna cercare di fare il meno cazzate possibile, perché non abbiamo il rimorchio bloccato, solo poi dopo quando riattacchiamo. Allora, ovviamente ho deciso qua di mettermi qua nel campo perché c'è spazio, poi spero di riuscire ad uscire dopo. Beh, in teoria sì, dai. Le testate di là. Ok.
Abbiamo tre testate da mettere, quindi tanta roba. Poi pensavo il New Holland, il class anche di il Same, di non utilizzarlo nel trasporto, tanto va ancora abbastanza veloce. E Amen, quindi abbiamo poi una bella colonna di mezzi. Una colonna di mezzi che vanno a... Sì, però questa è un po' bassa. Spero di riuscire a caricarla là sopra. Mi vengono i dubbi. Oh, piano, piano, piano. Addominoni. No. Allora, facciamo una cosa un po' più furba. Vediamo se dovrebbe funzionare, perché in realtà, da quello che so, questo non attacca solo le balle, appunto. Quindi noi possiamo utilizzarlo per fare tanti bei giochini. Allora, questi giochini qua. Voilà, troppo. Voilà, a posto. Ok, ora attacchiamo ancora la Orbis e poi siamo a posto. È un rimorchio, è andato. Così, in 448. Mi sa che ci sarà bisogno proprio di un altro camion. Allora, intanto, mentre carico questa Orbis, vi volevo dire che prendete questo video come video in cui dire tutto ciò che pensate della serie. Voglio tantissimi commenti da parte vostra in cui dite tutto ciò che vi è piaciuto e ciò che non vi è piaciuto, perché mi serve tantissimo per la nuova serie. Ditemi, che ne so, Agro, a me piacerebbe che nella nuova serie ti metti di più, ti metti a parlare solo con una scaletta. Agro, a me piace quando improvvisi. Agro, vorrei episodi più puntati sul divertimento. Agro, vorrei più, diciamo, tutorial, eccetera eccetera eccetera, così via. Spero ci stia tutto qua, perché adesso andiamo a vedere. Adesso, ecco, adesso arriva la parte più rompicisticicci di tutti. Perché, ragazzi, dovete sapere che questi rimorchi sono abbastanza facili da staccare. Neanche tanto, perché ci abbiamo smadonnato per un bel po'. Ma riattaccare è veramente una rottura de sbalotas. Allora, qua mettiamogli lo support arm. Tac, ok, messo. In modo che segua un pochino quello che è l'andamento del camion e delle sue funzioni vivo e vibranti. Basta. Allora, come ho già detto sul secondo canale, non tutti, so che non tutti mi seguono sul secondo canale, e se non lo sapevate che è un secondo canale, andatevi ad iscrivervi, a vedere i video. Vado, carico i video, diciamo, appena ho tempo, quando riesco, diciamo, e sono molto spontanei, nel senso che potrebbe essere che in una settimana ve ne capitano 5 e poi per un mese non ne vedete più. Io sono appunto molto alla spontaneità, quindi quando ho qualcosa da dirvi ve lo dico solitamente lì, quando non merita fare un video sul secondo canale. E comunque, come ho già detto, ho già fatto qualche... Sì, vabbè, raga. Ho già fatto qualche acquisto per il canale, e in modo che abbiamo della roba o dei nuovi materiali, eccetera eccetera eccetera. Poi ho fatto una nuova maglietta, che sarebbe la maglietta Agromoderni, però fatta sullo stile Monster Nafta Energy Drink. È venuta abbastanza bene, mi piace. La trovate sempre sul mio sito di magliette. E poi adesso sto lavorando a una della Red Bull, che mi è già venuto in mente qualche ideuccia. Vediamo cosa riesco a realizzare. Allora, poi altre cose da dire. Niente, non riesco ad agganciarlo. Quando l'ho agganciato, ragazzi, vi dico,
Niente da farla, ragazzi, saranno 10 minuti che sono qua a provarci e nulla, non riesco. Allora facciamo così, io tanto prima o poi ci riuscirò, a furia di provare. Però dato che il tempo per oggi sta per finire, il tempo per registrare proprio il mio personale, preferisco fare così. Vi voglio far uscire questo video di domenica, quindi, e non lunedì. Quindi niente, stopperò qua. Adesso facciamo poi altro, iniziamo a caricare sull'altro, sul randazzo, e poi magari farò poi un episodio zero, un po' più editato, montato, magari anche senza il mio commento vocale. E niente, allora, piano. Magari dico, devo ancora imparare ad usare sti track support. Cazzo. Allora, ultimo tentativo, agro, perché poi diventa, sapete come, che ne so, Battlefield o altro, che dite, dai, ultima vita, boom, poi entri, tan, cecchino, ti becca in testa, no, dai, non valeva questa. Boh, va bene, ok, basta, sennò poi non mi fermo più. Allora, intanto voglio fare una cosa che ci serve per il, agro moderno is inside. Ah, ecco questo, il che un Mac che noi abbiamo venduto, l'azienda dei trasporti ce lo ricompra. No, così almeno lo attacchiamo alla Jeep Wrangler, e su questo andremo a mettere tutte le benne, tutte le cose che ci servono. Piano. Ok, vedete, è fatto apposta. Sì, in teoria ci stanno. Guardate che cacchio di... ok, now let's start to part 2. Basta, quello lì è un video virale che non serve a un emerito gamerale. E non so perché l'ho detto, però... Amen. Basta. No, la devo smettere di dire basta, perché sennò poi la gente si arrabbia. Ah, e caro utente che mi hai detto, ma continui a dire basta. Ho capito. Se io da adesso ti dico, ok, da domani inizia a parlare solo inglese. Secondo te, tu da domani parlerai veramente solo inglese? Ti ricorderai domani mattina di dire good morning ai tuoi, al posto di dire buongiorno mamma? Facciamo i furbi? Dillo. No, perché se vuoi fare il furbo non lo vieni a fare con me, Basta. Moderni è un discorso infantile, questi episodi non fanno ridere. Io sto cercando di fare un qualcosa, non so bene cosa. Ok, questo ce l'ho fatto. Allora, questo penso che andrò a metterlo sul fast track JCB. Piano. Ah, e lo so che non è molto, cioè non è molto realistico trasportare così, però ragazzi, il giorno che faranno la forca con tutti, cos'è quella roba gialla? Ragazzi, gli alieni! Ah, scappiamo dal Belgio! Piano. Il giorno che faranno le forche con le funi e tutto il resto, mi vedrete utilizzare quelle forche. Ma adesso mi dispiace, ma sono obbligato ad utilizzare questo metodo. Now let's start to take the order. Decider. So, c'è una minuscola, minima, piccolissima probabilità che mi vediate anche Verona. Non lo so, adesso vediamo. Poi riusciremo ad agganciarlo? Ah, sì, ce l'ho fatta. Ok. Allora, tanto mio padre è andato a prendere le pizze. Questa sera si mangia pizza. Allora, ragazzi, mi raccomando,
Dovete assolutamente fare tutti i commenti dicendo se la serie vi è piaciuta, se vi siete già visti tutti gli episodi, se, che ne so, mi dite anche Agro, io sono un tuo nuovo fan, me li sto guardando adesso tutti gli episodi. E bom, poi mi raccomando, ditemi veramente cosa volete nella nuova serie, perché io questa serie sì, l'ho fatta per durare, ma anche perché volevo una serie test che durasse nel tempo. E cercherò di fare con la stagione 4 qualcosa di decente. Allora, poi altro da mettere lì sopra, non so cosa potrei mettere. Andrei già direttamente con questo, perché tanto alla fine i rimorchi non so come cacchio farò a trasportarli. Ah, però non me lo aggancio, giusto. Se io facessi col pacchi so, dici, me lo concederesti? E lo concederesti? Perché non va? Ok. Piano. This is Smutar Big Box. Basta. Quel video. E continua a dirlo, Continua a dire basta. Là. Non è che c'è il 4x4. Basta, mi sono rotto. Ragazzi, la professionalità di Agromoderno. Adesso gli faccio una bella screen. Ok, al posto di schiacciare la screen ho stoppato la registrazione. LOL. Allora, supportiamo questo. No, 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 non sbilanciarti, sai, sono potente, sai. Ho conoscenze io, Non ti permettere. Mi chiedo, se lo tiro su al massimo mi sbilancio, vero? Allora, aspettate. Guarda già che si metteva al massimo. Non mi ricordo neanche più, vabbè, andiamo con il tasto. Oh! This is what it feel like. This is what it feels like. Make me feel like... Piano. Ora direi che è ora di mettere. Ora direi che è ora. Il mio italianesco mi ringrazia. Perché vai di lato? Ora capisco che c'è la forza di gravità che ti attira verso la patata. Però quello lì è la legge di Agro. Ed è un'altra cosa, una legge fisica dedicata a sinistra 4. Apri le gambe. E sto sclerando. Ma mi scusate, però ragazzi, è vero che mi scusate, sì, voi mi scusate. Io vi voglio tanto bene, quindi voi mi scusate. Ah! Piano. Ah, tra l'altro, per chi volesse farsi una vangalata di fatti miei, oggi mi hanno consegnato la pagella, quindi good job, veramente è andata abbastanza bene. Sono sceso un pochino di qualche, come media generale rispetto alla fine dell'anno scorso, sono sceso di qualche centesimo, decimo, scusate, di uno o due decimi. Però va bene, dai, ho la media generale sul 7 all'8, quindi a posto. Adesso cercherò di fare per il nuovo quadrimestre un qualcosa di molto più povo. Ehi, piano, ci siamo, vai, guardalo. No, noi non ci siamo capiti. Sì, però se io giro di qua, vabbè ragazzi, lo metterò su col trattore, perché questo coso. Cazzi, ecco, cadi che ti sta bene. Boh, allora ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, dato che sono arrivate le pizze. Niente,
Lasciate un mi piace per favore, così capisco se avete visto il video. Diciamo, facciamo così, caricherò l'episodio 0 quando raggiungeremo i 100 mi piace. Tanto so che ci arrivate, ragazzi, e non dite di no, perché facciamo quasi 400 visual al video. Quindi 100 mi piace li potete tranquillamente mettere. Ovviamente metteteli se il video vi è piaciuto. Qua io lo intendo più come la serie. Fatemi sapere, dato che questo qua è l'episodio finale, fatemi sapere se questa serie vi è piaciuta, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, tutto tramite questo video. Bene dai ragazzi, da Gromoderni è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo episodio, cioè quando arriverete ai 100 mi piace. Io vedrò subito di registrare e di farvi l'episodio 0 in cui sarà già tutto caricato e partiremo per il viaggio, o saremo già in viaggio, non lo so, vedremo come organizzarci. E niente, poi noi ci rivediamo domani o dopodomani con il prossimo video. Adesso ragazzi sono un po' impegnato su quasi tutto, ma sto cercando di sbrigarmi tutto. E chiuderemo tutte le serie, quindi magari, vabbè, probabilmente farò un vlog ancora. No, non un vlog, scusate, un FAQ più in là. Voi tenetevi pronti sulla pagina Facebook, non so se è fine della prossima settimana o cosa. Poi Agro Automatization, voglio finire i tutorial sul montaggio, perché voglio fare un contest che non so bene a quando arriverà. Penso che il contest arriverà quando saremo più o meno 1100-1200 iscritti. È tutto, poi ci sarà il video sui partecipanti, su chi è diventato moderatore. E poi altro da fare. Vabbè, penso farò anche una speed art con il primo coso degli episodi, dei contenuti scaricabili, il primo episodio dei contenuti scaricabili, e boh, poi inizieranno, diciamo, mi sistemerò per tutto, qualche scopriamo le mod qua e là per riempire i buchi, e boh. Bene dai ragazzi, da Gromoderni è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi. I said don't stop, don't stop.